Ciao a tutti, Ciao. ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Gadini. E con me il nostro chef Nicola Vizzarri. Ok, oggi prepareremo un filetto di maiale, bene, in crosta di mollica di pane e funghi e con delle patate croccanti da abbinarci. Gli ingredienti sono filetto di maiale, mollica di pane, funghi, cardoncelli, burro, aglio, rosmarino, patate, sale e olio di semi, di arachidi per friggere. Partiamo subito con la ricetta? Sì. Beh, prendiamo il nostro filetto, il maiale, lo tagliamo un centimetro e mezzo. Vediamo un po'. Possiamo fare pure di vitello? Sì, il filetto. Può fare anche di vitello, certo. Il maiale col fungo tende un po' più a essere a sposazione, però lo andiamo un attimo a scottare in padella. Scaldiamo bene la nostra padella, mettiamo un attimo a cucinare i nostri filetti proprio scottati, sì, per chiudere i pori. Poi vengono messi nel forno dopo? Sì, facciamo questa panure di funghi e mollica di pane con del burro che tiene tutto. I funghi cardoncelli li mettiamo solo un attimo così, togliamo solo dove potrebbe esserci presente un po' di terriccio. No, io non li lavo perché poi si inzuppano di acqua e ricacciano in cottura, no? Li tagliamo così, diamo una tritata, no? Per poi ovviamente amalgamarli bene, no? Giriamo i nostri filetti, poi andremo a profumare un po' di sale, no? Ecco qua, un'altra padella, sempre olio extravergine di oliva, un spicchietto d'aglio, facciamo rosolare. Cucineremo i nostri funghi. Possiamo togliere già i nostri filetti. Li lasciamo un attimo qui da parte. Andiamo a salare i funghi. Amalgamiamo al pane, mollica, abbiamo detto, mettiamo un po' di burro morbido, deve essere burro morbido. Devi metterli dentro? Sì, così cominciamo ad amalgamare, no? Puoi prendere una forchetta, sì, e cominci a rendere questo impasto bello omogeneo. Vai, sì, piano piano. Buon lavoro. Grazie. Vado a tritare un po' di rosmarino per incorporarlo nel pane. I funghi sono quasi pronti. Mettiamo nella mollica. Eccoci qua. Un profumo. Eh sì. Scaldiamo l'olio. Vado bene, maestro? Va bene, va bene. Vai, vai. Va bene. Io alla fine consiglio sempre di farlo un po' con le mani per avere un po'. Dai. Faccio? Sì, sì, un bel impasto, come se fosse una pasta di casa, no? Premi, premi, deve essere tutto amalgamato bene. Scaldiamo un po' di olio di arachidi, tagliamo le nostre patate a fettine sottili e le andremo a renderle croccanti in olio. Aspettiamo l'olio che si scaldi. Penso che va bene. Mo te l'ho lasciato così? Sì, va bene. Va bene? Sì. Aggiungiamo un po' di funghi. Ecco qua. I funghi abbiamo messo lì dentro. Pure. Sì, andiamo ad amalgamare tutto bene. Mettiamo un altro po' di mollica. Eccoci qua. Ti
mettiamo il nostro composto qui. Qua. Abbiamo una leggera schiacciata. Pressione, sì. Metteremo i nostri filetti adagiati nella loro placchetta e poi faremo così, no? Ovviamente verrà messo un po', una volta che l'abbiamo premuto, lo mettiamo un attimo in frigo, per renderlo un attimo più duro per lavorarlo, no? E facciamo così. Andiamo a coprire i nostri filetti. Però senti che profumo che dà. Questa già deve essere una ricetta già buonissima, ma già si sente molto il profumo. Sì. Andiamo a coprire i nostri filetti. Tanto li provo tutti questa ricetta. Bene. Ormai. Mettiamo in forno 200 gradi per 15 minuti. Nel frattempo cuciniamo le nostre patate. E attendiamo la cottura del filetto. Eccoci qua. Antonella, le nostre patate sono già belle pronte. Togliamo la nostra carne, i medaglioni di filetto che si sono già ben dorati. Senti il bel profumo? Sì, sì, si sente. Spettacolo. Mettiamo un po' le patate di qua, un po' di là. Queste patatine così le faceva mia nonna. Hai visto? Belle. Sono sempre buoni. Questi così sì, bambini sai come vanno pazzi. Le patate come vengono fatte in cucina. Sono sempre buone. Sono sempre uno spettacolo. E gustose. Senti che bel profumo pure questi funghi che rilasciano. Qui. Uno, due, tre. Questa pure è una bella ricetta, eh? Facile, sì. Subito. Profumata. Buon appetito, non resta che riproporlo a casa ai vostri familiari. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.